se riusciamo a scrivere qua l'era propri e vedete che ho già iniziato a sbagliare l'era propri cade la E vedete perché c'è una I quindi una bella I l'era proprio in bel popim e un bel accento tonico sulla i cari amici di telegarda appassionati di dialetto ben ritrovati spero come sempre di trovarvi in ottima salute mi raccomando la salute è la cosa più importante che dobbiamo cercare di preservare quindi Veramente un saluto cordialissimo a tutti. Vedete che vi accolgo oggi con questa frase. L'era proprio un bel popim, ma non è finita. Attenzione. A, cigar. Mettiamo un bel accento tonico sull'A. A cigar. N. Ecco, qui vedete che la E ci vuole perché qui c'è una R. N. Metz. Ecco, io uso il mezzo con due z, mezzo, mezzo. Tanti usano una sola z. Azzigare in mezzo, ale, naturalmente con una l, montagne. Spero che riusciate. Eh? Quindi, a azzigare in mezzo alle montagne, torna. Attenzione, apostrofo, cade la e perché c'è un a. Torna ndre, quindi vedete che lei cade, torna ndre, ndre, accento fonico chiuso, la voce. Quindi, vedete. Allora, lei era proprio in bel popim, a sigar e mess alle montagne, torna ndre la voce. Voi dite, ma che roba è questa qua oggi? Eh, vi spiego perché queste due frasi mi servono per introdurre due personaggi, personaggi mitologici della mitologia greca, perché ormai mi sono innamorato della mitologia greca, che oggi vi verranno presentati da un caro amico che voi chi ci segue l'avrà visto per ben due volte, un caro amico che è espertissimo in mitologia greca e che è... Beppi Turini, ciao Beppi. Ciao Sandro. Allora, ti sei preparato? Sì, dai, più o meno. Dai. Anche se non c'è bisogno perché più lui meno. è preparatissimo. Sì, sì. Allora, Beppi, oggi parliamo allora. di due personaggi che ho cercato di sintetizzare lì. Chi è quel bel Popim? Intanto saluto gli oh, amici di Garda e benvenuti al nostro appuntamento con la mitologia greca. Allora, stasera. Parliamo ecco, in, in, in dialetto trentino antico, sì. per restare nel mito greco, che parlava in greco antico, no? allora stasera parlando di una copia abbastanza famosa del mito greco che è Eco e Narciso. Allora, Eco è quel lì che ecco torna la voce in Drio: è che si gaveva su per le montagne e quindi che la torna Andrea e la vostra. E Narciso era quel bel Popim lì della sbrita vedendo conoscere i personaggi della nostra storia. Allora Nargiso, l'era Fiol, del dio fluviale Cefiso e de Nali, della ninfa eh, Naiade, l'Iriope. Allora è il dio fluviale Cefiso, L'era praticamente la personificazione del fiume Cefiso, perché ogni fiume aveva la sua personificazione, certo. perciò lui comandeva le acque del fiume, poteva farle andare avanti in trio. Quindi ogni fiume il aveva, ogni il il aveva il suo Dio. E aveva il suo Dio. E l'era il Dio di questo fiume Cefiso. Cefiso. Somam, somare del, 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 somare. del Narciso, era la ninfa Lirio. Lirio perché lei era una era le ninfe delle, delle acque dolci, dei fiumi, dei laghetti di de montagna. Tutte belle, putele. Tutte sempre. belle. Eh. belle. E Quei su dell'Olimpo era sempre su chi vardeva, se ne vedeva qualche duna dispersa in giro E che ne era un su che vardeva Sì, che, che, che aveva solo quel lavoro lì da Zeus, che eh. lì ne combinava tutti coloro Allora, di sta ninfalirio per la passa lì davanti a questo fiume Cefiso Probabilmente l'era in che che era calda, l'ha detto, mi faccio col bagno Poi oh. la vazone del, oh no. del fiume Cefiso, la tanca la cazzò quella nuova Il dio fluviale, praticamente pardon Magari in doppessi chi è che lo sali, magari sale. senza niente anche. E la vede Zo, so, so il dio fluviale, ed è, colpo, che è un colpo di fulmine. Ha detto, la forma, la fa in modo che nel fiume si forma due onde, le sera dentro la ninfa, dentro mezzo alle onde, e non la cammina più a liberarsi. Quando quella era stata dentro, imprigionata fra le onde, salta Zo, e la violenta, e cammina. Insomma, fa l'amore dai sì, di gente sì, che diceva che non gli usava lì le violente ah, e basta. Proprio, è una roba proprio brutta. non era ah. che stava lì a tanti preliminari, non che è bruta, lì? Eh. Proprio. Allora, dopo una volta fatto il suo lavoro, si è calmato il fiume, è nato le onde, l'acqua è venuta a calma e la ninfa è venuta a riva, però ormai eh, è fatto era eh. lì, eh. Dopo Scusi. il tempo nasce... Sto, 9 mesi anche lì? Non si sa se sì, è 9, 8 lì. Ho dopo un periodo è nato è nato Narciso. Oh, ecco il Narciso. È nato Narciso quel, quel bel popino bel poppino. Adesso non infali, poi la voleva sapere il futuro di sto putelota perché so pare, le non se l'ha più vista. E allora poi la va nella salva da chinare e non ha l'indovino Tiresia. L'indovino Tiresia era uno dei due più famosi indovini della Grecia. L'indovino quel cante e l'indovino Tiresia, e le ha a domandare. Come il futuro di questo putelot, no? E che dice che questo diventerà vecchio, basta che non veda mai la sua immagine. Oh, che non, non varia mai in esperienza. Non speggio. deve mai variare in nel esperienza, in acqua. Nell eh. Allora adesso però dobbiamo oh. dire anche a chi l'era l'indovino Tiresia, perché era uno dei più famosi indovini della Grecia. L è diventato famoso, Tanto le raffiolle dell'Evereo e della ninfa Cariclo. Evereo era uno della stirpe degli Sparti, i fondatori di Tebe, ma quel, quando farei una puntata su Tebe... Ecco, no, capì, continua a dire che questo deve una a <ride> tutto, beh. ripeti che nomi? Allora, no, l'indovino le, 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 Tiresi l'era le Fiolde, so. Evereo e della Ninfa Cariclo. Un'altra Ninfa. Un'altra Ninfa, anche quella lì. No. Oh. E allora, questo eh, Tiresi è diventato famoso perché sull'Olimpo era stata una questione fra Zeus e Era. diceva. Che Era era la sua sposa. Era la sposa di Zeus. Era stata una morto. questione perché diceva: chi che è che si gode di più durante a l'amore, chi è che si gode di più fra l'uomo o la donna? Era la diceva che ma, si gode di più Ma se ponevi quei problemi già allora? Si, quel e vi fu una bega praticamente, vi fu una bega fra Era e Zeus. Era la diceva che si gode di più Zeus se, diceva che si gode di la donna. Alla fine gli ha dovuto chiamare l'indovino Tiresia. Eh beh, per forza. E perché? Ah, no, a non no medico, no? No, gli ha chiamato l'indovino Tiresia, ah, ma, ma che motivo, che motivo? Oh Madonna. Perché l'indovino Tiresia per sette anni l'ha stata donna. Oh. La sta donna. Beh, questa chila è bella. Sì. La resta donna. sta donna per sette anni. Ah, e fra l'altro. No, dicevo che la mitologia l'insegna anche a tante robe ah. di Ancoi. Pensi, Tiresi era stana donna. Quindi. E lei era l'unico che poteva risolvere che problema. Eh? Ah, beh, per forza, se sta una donna, eh. sa come lei la roba. Eh. Sa. Tai del prato. Ecco, eh, sì. Eh, ho capito. Allora. Ma bella questa allora. L'indovino Tiresi, che fra l'altro era stata una donna ma in quei sette anni lì era stata una delle più famose prostitute della Grecia oh, madonna, perciò ci aveva, aveva, aveva da là alla Z. che diceva il regista è sta puntata qui però <ride> bisogna trasmettere dopo le onde e mezza la sera perché chi se va dopo una certa, beh, una certa una ora. ora donne, omini che era eh. donne donne che si prostituiva eh. che se, pu, se godono ah, pure la donna a quei tempi non gli in faccia nessuno Madonna, pensa a me sposa beh, quando la sento appuntare lì, ma che va a fare? Va avanti, Beppe. Allora, l'indovino di Tiresia è che risolve la questione, no? I dei sono talmente bravi che prima lo chiamava uno per, per eh. risolvere il problema. Dopo che ha risolto la questione, che ha detto di gente anche a come cosa che l'ha detto. Ah eh, beh, beh, <ride> O la sente in segreto. No, no, e sono curioso. Allora, vabbè, anche che... i nostri... Vaga, che quella signora là che vuole saperlo, eh. Le parole. Le parti... per andare a dirgliela al marito. Cioè, il piacere durante l'amore era, di... era diviso in dieci parti. Per nove parti mm. l'era della donna e l'homme e gaiva una parte solo. Ah, okay. Praticamente la donna se godeva nove volte e l'uomo una volta solo. Beh, questa chi ha una giochi... volta risolta la questione, sì, invece beh. che dire che bravo e dargli qualcosa, era la Gnà un po' del traverso forza. e <ride> la, la fa diventare cieco. Tiresia, quindi l'indovino. L'indovino sì. Tiresia era cieco. Ma lui non è che doveva leggere nella sfera dei cristalli. No, 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 lui lo sapeva poteva... tutto. Ah, tutto. Non serviva a darne no, la no. sfera no. dei cristalli. No, no. Boh. La diventa cieco e allora Zeus non voleva proprio, dopo che ha risolto il problema, eh, eh, però non poteva più ormai dargli la vista, perché eh, quel che aveva fatto un dio non poteva più cambiarlo, un altro dio. A dopo dopo l'aveva fatto la sua sposa che veniva eh, fuori in casa, eh, insomma, fa. E allora eh. è andato eh. modo di poter vedere, regalando che un bastone di cornolo, di cornal, no di corniolo, di cornal. 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 Quello che è insomma. E lui girava il ne... suo bastone di cornal e che vedeva come che fosse. Ma pensa come un che po'. Che vedeva. E chi con l'indovino Tiresi aveva eh finito, sì. adesso che ecco, questo chi, che allora ricapitolema, il che quel putelò lì non deve mai guardarsi nel, nel speggio o nell'acqua. non so, deve mai vedere vedersi. la sua faccia, perfetto. allora lui gireva, non feva niente tutto il giorno, lui ci vardeva, se vardeva che bello che sono, che oh, belle che capito. sono, però era di una bellezza talmente bella, era. Che tutti gli abitanti del posto erano innamorati di Cicchia, eh beh, de, 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 de Narciso. Narciso. Eh. A 16 anni, tutti gli abitanti del posto, uomini, donne, vecchi, giovani, erano tutti innamorati di Narciso. Oh. Però quelli non voleva sapere niente di nessuno. Luceva, Era bel solo lui e tutti gli altri, li mandava via. Ne resta uno con questa bonde a mandare via. Un certo Aminia, che lo lo gaiva sempre le Costole che continuava a dire che eh, Narciso, Narciso, finché alla fine pur di liberarsi ha detto questa è una spada, guarda copete perché insomma stupida a vederti. Allora quell'altro lenna con la spada davanti alla porta della sua casa e si è e la lanciato una maledizione sull'Olimpo e ha detto che anche Narciso è un po da patire quello che ha patito lui. Aminia era. Quindi, che era anche allora l'istigazione a successo? Eh, si, sì, sì, che roba, sì. no? Parlando di. De... Eppure le robe che era anche ancora. E se copà, insomma. È è Adesso, è Adesso, che era Eco, che la girava tra i boschi. lì la avviso, Narciso, e lì, le sta un colpo di fulmine anche lì. La cominciata a un'arghedria disperata, e quell'altro non voleva vederla. Eco, era una ninfa, l'era una delle naiadi. Dai, un'altra ninfa. Quell'altro non voleva sapere che è Mastro Narciso. E questa la continuava a fare a fare, a che dicevano, finché alla fine l'ha piantata lì e le camminata. Però adesso ecco, è una storia un po' particolare. Ecco, era una, una cacerona, era. era una pettegola, una cacerona, la si fermava a cacere con tutti, nessuno era buono di liberarsi. L'ha vista Zeus e l'ha detto, questa la può servirmi. Allora, quando Calluzeus che, che aveva denaro con le sue infete, con le sue spose, magari abbandonate eh. perché gli uomini erano in guerra, chiamava la Eco e, ecco, e che diceva, vada la mia sposa e teni la con un po' di ciacere. E quell'altra la Neva e la che conteva di questo, di quell'altro, di quell'altro. Quell'altra, quell dai una volta, dai due, dai tre, era la sua corta che questa... Ah. Che è sotto qualcosa. Era la sposa. La sposa di Zeus. Che camminava e che metteva lì l'eco. E allora, toi, dopo un po', lei veniva a scoprire il trucco. Alla era. E allora, la della, della tua lingua che mi ha tradito, potrai usarne solo in parte, una piccola parte. E da allora un po', l'eco la pronunciava le ultime due sillabe di ogni, ogni frase che la diceva. Ah, ho capito la diceva una frase però che veniva forse solo le ultime due sillabe e se uno che diceva qualcosa quell'altra che ripeteva le ultime due sillabe sto Nargiso e che va a dire sta una che diceva qualcosa e la che ripeteva ma le ultime due la... che... e quella dopo a un certo punto ho detto basta mi cammino e lì la sparì e non l'ha più vista Ecco, quella ha cominciato a girare per le montagne ma non l'ha più trovata dalla disperazione la se la sa da morire ma pensa a poche roba. Adesso Nemesi, che era la Dea che distribuiva il bene e il male, Nemesi? Nemesi, la distribuiva il bene e il male alla razza umana. a, a Tutta la razza umana in base al comportamento che aveva durante la vita, se noi sfruttava le occasioni, la buona sorte che capiteva durante l'arco della vita, che mm -hmm. spuoveva addosso, praticamente, alle belle occasioni che capiteva, Nemesi la li castigava. E poi Narciso, che aveva tutte queste occasioni, ma le buttava via tutte, gli oh, aveva detto, dite che avrei la tua punizione. Andì, Narciso passa davanti alla ghetta, che era in sé, e va lì per nardò e su un po' di acqua, la vis la sofagia, no, e da lì l'indovino Tiresia, Tiresia severa il vaticinio. De... E che è successo? Mentre lì, lì che si va, Varda... lì, lì non resta più buono liberarsi della sua immagine. Resta lì, e guarda, e guarda e guarda finché è la morte della disperazione, Forse no. forse di guardarsi L'unica roba che le sta buona innamorarsi è sta della sua immagine, non è sta più buona andare via. Ma ti pensa un po' che storia? Chi sulla morte de... Allora, Narciso. Ecco, ecco, le ecco, ecco, ecco la reza morta? Ecco l'era razza morta Narciso, Narciso è... si trova lì davanti a sta fonte, ha visto la sua immagine, e là, e là non la puesta buona liberarsi e la morte. Chi le versioni le. Alcuni dicono che le naso, perché c'è casca... un po' di acqua e le casca e non era bonde noire e c'è negato. Altri dicono che con la spada che gli aveva dato a minia e si è copato di sperare perché non poteva toccare la sua immagine. Eh, ti, che per, ti qual è la versione che ti preferisci? Per me, dico che le naso c'è negato, perché la in bambino non era neanche bonde noire. Sì, perché, e, perché non è mai fatto niente. Non è mai fatto niente, le casca e e ha negato. Il classico falopa. Mm. Sì, falopa proprio Troppo, di qui. Ah, il falopa. Per usare proprio il termine esatto. falopa, che mi ricordo con la bice eh, che aveva sì. parlato della bacchicoltura Proprio un falopa. Che avete smettegà? E allora qualche dume mi ha mandato a dire: Avete smettegà il falopa? Lo spiegato il falopa, no? Sì, sì, e era una falopa. È che non riesce a produrre niente. Insomma. Ecco, lì le morte Adesso una versione o l'altra le morte Quella è sicura. Eh. Dopo qualche dì, le naiadi che le era parenti di sua mamma, dell'Irio, de eh. perché l era l le erano le Nayali, le volevano lì. Dare un'orata sepoltura, altrimenti il vagheva per cento anni sulle rive dell'Ostige se, se non le aveva. Ah, ho capito. Allora è lì per tutto sotto Narciso, ma al posto del Narciso, che era il fiore. Ah, ecco, bella ecco, ecco. E che, e, che, che tutti conosciamo: il fiore del Narciso è nato dal sangue o dalle ceneri o da cosa non si sa di Narciso. Al posto del Narciso, gli dei hanno messo lì il fiore. Ecco, perché Vodit? Ah, che tante robe di Ancoi legano la spiegazione con la mitologia quindi quel fior lì ha origine, origine da Stofalopa del de bel popino dal bel dal Falopa falopan, quindi, avevo... adesso la storia di narciso è finita però voglio dirvi cosa che ha detto Ovidio nella sua metamorfosi oh, la volta che parla di dio e la sua teogonia stavolta che è una citazione di Ovidio nella metamorfosi essendo che tratta l'argomento De Eco e Narciso, la storia che lei di Ovidio, è la, la fonte della storia è Ovidio. E dice così de, de Eco quando è stata abbandonata da Narciso. E dice abbandonata da Narciso, Eco si nasconde tra i monti, per la vergogna si copre il volto, di foglie si copre il volto ed allora vive in antri sperduti. Ma l'amore è confitto in lei e cresce col dolore del rifiuto. Un tormento incessante e estenua sino la pietà il corpo. La pelle si raggrinziva oh. e tutti gli umori del corpo svanirono nell'aria. Di lei restarono soltanto voce e ossa. Le ossa, dicono, furono tramutate in pietre. La voce, invece, esiste ancora. Da allora più nessuno la vide tra i monti. Resta celata tra i boschi, ma ognuno può sentirla. È il suono che vive in lei. E l'eco che noi sentiamo quando andiamo in montagna quando, ma non se, basta andare su per l'agel e, e se si va dove si Seniga esatto. torna su e la, voce, la voce ti pensa eco. un po' la, quel... e chi la storia di eco e narciso è finita ma ti pensa un po' che roba e che è finì qualcosa su nel ciel, no, di ecco. eco e narciso ecco, non è finita no, niente perché di solito, de solito sì. qualche storia la va a finire su no, stavolta no, stavolta è, na è, è nata il fiore è nata il fiore del narciso ecco. quindi qu chi... Il Narciso lo vede e si ricorda, si ricorda de, della, storia storia della storia, storia tragica. Eh, che tragica che però, come sempre, però, che è sempre delle solite robe: sì. no? un po' dei corni, sì, ah, qui, eh, qui dopo, nel, nel mito greco, eh, eh. un po' delle de, de donne, insomma, eh, dei facili, costumi. Sì, omini, sì, che Tirese che aveva la prostituta. Beh, dopo sti eh. omini, che era dome. Insomma, lei, sì, lei la... è una storia un po' complicata la mitologia ma greca, sì, che però se te guardi di Ankoi, se può dire... Eh che, insomma, sì, non è che se cambia cambia tanto. le storie della luna No, no, non è cambia tanto. Lei un po' la fotocopia, sì, no? sì, Cambia sì, i sì, nomi, sì, perché sì, sì. chi ha i nomi, non so se avesse sentito... Ripeti un po' dei nomi, dai. Allora, chi e è... è Il papà di Narciso, ripeteme. l'era il dio fluviale Cefiso, e il suo soma... ma... mare era la ninfa Liriope. Eh. Capisci no? L'iriope pe cefiso no? Per, per Dio. Il suo pare dell'indovino Tiresia era Evereo e la ninfa Cariclo era somare. Ecco, somare, so pare, so zio, sono Messa, Vessetis, <ride> sono so miser, Poga ed in e quindi recuperendo tutti quei vocaboli parentali che in una puntata precedente vi ho presentato. Senti Beppi, chi ancora questa una storia veramente che non la sa? Impressionante, eh, che, eh, che vende le robe che c'è sì, anche sì, no? sì, sì. qui. A parte gli uomini che diventano però anche qui c'è. Beppe, sei ancora sì, al sì. treno a vapore, ti, miseria. Senti Beppi, mi diseria che alla fine, se, se proprio arriva alla fine. Se arriva alla fine, una bella storia, mi ti ringrazio. Ecco, adesso torno a parlare italiano. Cari amici, spero che questa storia vi sia piaciuta, vi abbia interessato anche perché oggi sento che c'è un interesse per la mitologia. Naturalmente ringrazio l'amico Beppi che grazie avremo ancora, perché non lo no, voglio no, lasciare sigla... per queste storie quali troppo avventurose, troppo avvincenti, che eh? <ride> è sì, 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 in passione, vede tutti no. i sentimenti dai più bei ai pubruti. Sì, e eh? no, sì. eh, ecco. allora Beppi di nuovo grazie. Grazie a te. Naturalmente grazie a voi, spero Saluti. che la trasmissione vi sia piaciuta. Naturalmente vi aspetto ancora, ricordando che non è mai troppo tardi per imparare il dialetto. Ciao e arrivederci!